gira lungo le strade indisturbato. La luna è alta nel cielo, tutti sono assenti e rinchiusi nelle loro case, mentre il terribile morbo si aggira e cerca di infettare tutto e tutti. L'umanità intera si chiede chi riuscirà a sconfiggere questo terribile essere che si è insinuato nelle nostre vite. Ed ecco che arriva lui, il Salvatore, il grande, il grandissimo Terror Voodoo, bardato con la sua mascherina, i suoi occhiali antivirus e soprattutto la sua aspirapolvere. Anche la luna lo guarda di soqquatto, mentre il virus, quel malefico coronavirus, il dottor Corona, dove sarà? Eccolo lì, si è nascosto dietro l'angolo della casa. Teme quello che potrà fargli il grandissimo Terror Voodoo. E come andrà a finire? Non c'è dato di sapere le modalità, ma questo è ciò che succede. Il terribile Terror Voodoo ce l'ha fatta, ha impacchettato il nostro morbo. Il virus malefico, il coronavirus, è pronto per essere gettato nel pentolone bollente e farà così una brutta fine, scomparirà definitivamente dall'umanità. Ma sentiamo direttamente le parole dei due grandi interessati. O Santo Mario, ti ho catturato! Adesso finalmente potrai finire di uccidere l'umanità e finirai a bollire nel pentolone! Oh no, sarà il futuro che spacca la mia vita! Io non volevo fare del male così tanto! In fondo mi ha insegnato a stare a casa. Siete tutti a casa nel divano a non fare una mazza. E poi l'aria delle città è così pulita adesso come non lo era mai stato prima. Potete meditare e stare zitti. Avevate bisogno di me, della mia presenza, per ritrovare certi valori che avevate completamente perduto. Oh, ma cosa stai dicendo? Non c'è nessuna verità in quello che dici. Devi solamente morire. Oh Santa Maria, a questo punto ci chiediamo noi tutti come andrà a finire la storia. Forse c'è dato di saperlo o forse no. Bye bye.